Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Allora, mentre la nostra legione va a fare delle robe. Ah, già, è vero che c'è la battaglia. Avrei potuto skipparla. Se non altro abbiamo un po' più di morale che ci hanno dato i tizi. Allora, andiamo con questo, che almeno abbiamo un po' più di survival chance. Confirm. Which formation Va shall we bene. use? Allora, andrei con. Qual è quella che ci dà più morale? Il carretto, proviamo ad andare di questa, Protected Flank. Perdiamo un po' di manpower, è vero. Però possiamo ancora magari recuperarla. No. No, no, non voglio che muoia. Non voglio mai che muoia, mai nella vita. Andiamo con questo. Aia. Non ci piace. Questo. Cappero. Abbiamo migliorato il morale, ok, però ci abbiamo qua un meno 5, per cui aumenta solo di 2. Porca miseria. Celebrare, dobbiamo celebrare per forza. Milites exultare. E il coso lo vediamo. Ok, è migliorato di 8 se non altro, buono. Ha preso 10 di esperienza, almeno inizia a essere un pochettino più sensata. Dovremo spendere una vagonata di soldi qua per ripristinare i tipelli. Sì, ok, l'armata, l'altra armata se n'è andata per sempre. Allora, metterei loro distanza qua. E poi dopo, quando sono là, rimando a raccogliere cibo. Va bene, andiamo qua. Ah, cos'è questo? Vabbè, andiamo. Ah, c'è una fattoria qua, guarda. La fattoria di Biolosella. Poi cos'è? Ci costa 50 denari e ci dà 96 medicine. Non voglio. La legione qua è tranquilla. Sì, ma anche l'altra è tranquilla. Per cui andiamo a fare un po' di provviste. Perché qua sennò restiamo senza cibo. E noi torniamocene qua a casina. E poi dobbiamo fare invece la missione quella dei pazzi furiosi 17, della legione 17. No, Legio of Rorum ha completato gli hunting ground e spero che stia. Aspetta un attimo. È tornata a casa? Sì, vai a fare degli altri hunting ground allora qua. Tu a Frorum. E invece la mia principale è tornata, no, sta andando là, ok. Ok. Al tizio si è anche ripigliato come salute, per cui ottimo. Abbiamo tutto a posto. Possiamo fare upgrade? No, perché per gli upgrade ci serviva tutti, per tutti del legno. Forse una fattoria in più non ci cambia niente. Credo. Outpost management. Qua servono delle tannery, qua serve legno, legno, tannery e legno. No, la fattoria in più non ci cambia proprio un cavolo di niente. Cos'è che mi dà qua? Party management, inventory. Ah, abbiamo trovato un libro. Va benissimo. Il tizio dovrebbe essersi curato. È a posto. Qua abbiamo dei. Ah, quello sta migliorando il morale e va benissimo. Il resto, chissene. Ci abbiamo delle nuove offerte per caso qua al mercato? No, no, come sempre, no.
sempre no. Ah no, dobbiamo replenishare gli Afarorum. Vabbè, 11.000? Ah, da quelli che abbiamo preso da quella battaglia. Perché c'è questa stella? Ah, perché questa era quella che abbiamo avuto nella prima parte, quindi ce lo lascia là. Ah, anche loro dobbiamo replenish per queste due missioncine che abbiamo fatto. Ma porca miseria. Vabbè, siamo ancora sopra i 10k, per cui possiamo stare abbastanza sereni. No, voglio però fare track quest. Ok. Perché non. Vabbè, il doppio clic o il clic destro o qualcosa non lo prende. Vabbè. Vabbè, nulla, quindi andiamo a vedere, ci sta, così, anche forse in realtà abbiamo perso fin troppo tempo in sto accampamento. Poi in realtà è anche vero che se noi qua compriamo le medicine e poi le rivendiamo, ci danno comunque di più di 50 monete, però. Allora, piramidi. E andiamo a vedere che cavolo succede con il nostro gruppo di best friend forever nel mondo. Sì, cerchiamo di avere le reazioni messe bene. Assolutamente. Abbiamo mandato le legioni a fare la caccia apposta. Stay alert. I have a Ho bad feeling about un bad this. feeling If it anch'io. is ambush, this will be fine tomb for us to bury them. Ah, ok, per noi, per seppellire loro. Ha molto. Se bella però come. Bello come setting. Mi ricorda le missioni di Expeditions Conquistador, ma con uno stile grafico più elevato. Anche se il gioco è peggiore rispetto Now, kill them a all. Conquistador. You've got it all wrong, boys. We are here to kill you. You called this ambush? You were clearly unprepared. Ah, non mi piace, più che altro perché Yulia non ha tanta possibilità di agire, a meno che. Però là c'è la tizia con la. Allora, là ci sono due con l'arco. Qua c'è un support e un heavy. E qua c'è un light. Allora, io metterei i due scudati da questo lato. Uno e uno, due. Questo barile cos'è tra l'altro? Olio, non mi piace. Allora, bestia. Però lei ha un. Non trigger gli attacchi d'opportunità. Deianeira la manderei di qua insieme a Sineros. Però Yulia più che altro. Yulia cosa faccio fare a Yulia? Di qua? Ah, qua ce n'è un terzo. Yulia qua riesce a fare un interrupt fortissimo. Loro iniziano per primi. No, bestia lo lascerei qua allora. Che di qua non possono passare, almeno se vuole passare deve passare sopra il mio corpo. Vai. Te pareva.
problema è Bestia là che è proprio in mezzo al fuoco. No, anche lui è in mezzo al fuoco. Ah, lui è messo molto male. E anche Yulia in realtà. E che lui se si toglie di là prende un fracco di danno. C'è la cosa più facile. Abbiamo dell'acqua per caso? Sì. Com'è che funziona l'acqua però? Ottimo. Farei prima con questo. Ok, poi. Ottimo. Casino che Yulia è ancora in mezzo ai guai. Vende l'altra acqua, non credo. No, infatti vende le bende. Allora, Yulia cosa può fare? Può seccare quella, ma non ci interessa più di tanto. Ci abbiamo per caso dei... Prima le fiamme un arciere, dai. Però quello c'ha... Lei ha dei armor shred? No. Non con questo. No, lui è potenziato, quindi niente. No, allora darei alle fiamme questo. O questo, questo. No, il glancing, porca miseria. Allora, qua dobbiamo usarci anche i giavellotti. Per quanto possibile. Su di lui ci sta? No, perché gli toglie prima lo scudo. Ah no, tra l'altro lui è... No, 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 no. Allora, questo ci fa 5 armor shred. Vai. Ottimo, bravissimo così. Questo fa bleeding. Non così buono come avrei potuto sperare. Ok. Poi lo stesso, così almeno non dobbiamo pensarci un'altra volta. Ahia, c'era una trappola. Ok, questo non gli fa niente. Ma anche se gli... 0%. 0%. 0%. 0%. Questo cosa che fa? Stand fast, questo fa? Stunnato i nemici? Ottimo, e quindi lui può attaccarlo, scusami. Yes! Ma bravissimo! Ho altre robe che posso fare, scusa. Yulia ha...
Dei giavellotti, ma non ci arriva con i giavellotti. Quelli sono nascosti, quelli non li vede. Però scusa, se lei fa un passo... È che non so quanto abbia senso farlo. Diamo fuoco a quello? Non mi sembra così sensata come cosa. Lui più che altro, se tira un giavellotto si spera l'attacco d'opportunità, sì. E che comunque con il giavellotto da solo 6. Quindi comunque non cade. E ora che potremmo seccare questo, eh? Ma tanto è stunnato, per cui... Però sono più che altro questi di qua. E che quanto movimento ha Giulia? Non tantissimo. Manda un giavellotto quella e torna qua. Bestia non può fare niente perché è in tiro d'opportunità. Quello l'ha usato, quello l'ha usato. Lei l'ha usato. Ah no, Sineros può fare delle robe. Però si piglia l'attacco d'opportunità, vero? Sì. No. Si è spaventato e quindi si è preso un pratico di danno. Bene così. Aia. Aia. No, sono andati comunque. Allora. No, stunna. Eh? Prego, scusa. Il rebook. Non può perché non c'è spazio dietro. Porca miseria. Tu non c'hai un giavellotto per cavolo. E che c'è un fracco di... Scusa, eh. Bravissimo. Così allora lui dovrebbe... Però non è sufficiente. Allora, non mi piace tanto come si sta mettendo la situazione. Questi due sono andati e non è un problema, ma... Vai. No, non può più farlo? Vaccino range comunque. Non è comunque caduto, porca miseria. Allontaniamoci. E vai con bestia, direi. Ok,
Ok, così Giulia dovrebbe avere l'opportunità di... Sì, ma non tocca a noi farlo. Bestia, fai kill on ground per terrorizzare gli altri. Lei teoricamente si prenderà un danno della miseria qua, perché adesso è contro l'opportunità da parte di tutti. Tu Giulia magari allontanati dal fuoco, che non si sa mai. Tu puoi curarla, non Kaiser può. No, proprio togliere il burning. Ok. Ottimo. Ottimo, abbiamo usato giavellotti e acqua, ci stava, dai. Ok. È patetico più o meno, perché se non avessimo avuto la difficoltà bassa, comunque ci pigliavamo una vagonata di roba in faccia, perché ma farei però più che altro che registrare questa roba più tardi, cioè in un altro episodio. E invece salutarvi qua, visto che sono passati 21 minuti, non voglio fare gli episodi troppo lunghi, perché sennò diventano una roba pesante sia da montare che da vedere. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi per caso non l'avete già fatto, e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.